Siano lodati Gesù e Maria. Allora, ragazzi e ragazze carissimi, ho la vostra attenzione? Pronti? Pure di qua che mi fate sempre pronti? Allora, che succede qui? Vedo qualche piccolo capolavoro, quindi si vede che leggo, Questi capolavori sono belli, però mi raccomando, quello che ci avete scritto bisogna salvare il file, quindi salvare il file e poi anche vivere il file, perché i file del Vangelo non solo si salvano, ma si vivono pure, capito? Ecco, comunque quest'anno li abbiamo collocati qui, poi quando facciamo queste cose pensiamo a qualche collocazione anche un po' che li metta maggiormente in risalto. Allora, questi sono i più piccoli. L'Avvento, ecco, la prima domenica d'Avvento, la parola d'ordine qual era? Ecco, svegliamoci, ok? L'avete scritto voi, non l'ho scritto io, sta scritto lì, svegliatevi. I più grandi hanno scritto vegliate, cioè sveglia o veglia, ci siamo più o meno, è chiaro il concetto, no? Sveglia, perché sta succedendo qualcosa di importante, non si può dormire. Arriva un ospite importante, dobbiamo attenderlo rimanendo svegli. Seconda domenica d'Avvento. Benissimo. Oh, ma che me ne sono messi d'accordo, Allora, i più piccoli hanno scritto... È la domenica del... Silenzio. Oh, della domenica del silenzio. Perché? Perché San Giovanni Battista, come hanno scritto i più grandi, dice... Preparate le vie del Signore, vi ricordate la parola d'ordine? Preparate le vie del Signore. E dove si incontra il Signore? Dove predicava San Giovanni Battista? Dove? Nel deserto. Nel deserto quanto rumore c'è? Non c'è rumore, quindi nel deserto c'è? E quindi significa che per ascoltare la voce del Signore che ti parla nel cuore, che cosa dobbiamo fare? Capito anche i grandi? Io i grandi non è che devono dormire, Perché i grandi sono più caciaroni dei piccoli, I piccoli fanno caciara perché che devono fare? Sono piccoli. Ecco, ma i grandi no. Quindi, terza domenica d'Avvento, la settimana scorsa. E qua c'è poco da... Che abbiamo detto la settimana scorsa? Qual è la parola d'ordine? Allegria. Quando io ero piccolo c'era un conduttore di quiz. È morto, mi sa, È morto, che diceva sempre allegria. Da lui lo diceva in un altro modo. Noi cristiani, vi ho detto, qui è triste, se qualcuno qui è triste, Gesù nel cuore non ce l'ha, tu sei triste, che alzi il dito, tu sei triste, ai ai ai, e allora buon Natale se sei triste, perché Gesù viene a asciugare lacrime, a togliere tristezza e a portare la gioia, ok? E poi c'è oggi, vediamo che hanno scritto su oggi. Allora, i grandi hanno scritto: ecco, io sono la serva del Signore, che è la risposta che Maria ha dato all'angelo. I piccoli hanno scritto, vediamo un po', amore. Attenzione però, vedete, a mappa, io sono diventato mezzo ciecato, qua bisogna scrivere un po' più grande. Qui c'è scritto, candela, attenzione, della lieta novella. Ecco, attenzione, candela della lieta novella. Che è roba di Natascia? Chi è che ha studiato, che si è studiato i nomi delle quattro candele d'Avvento? Brava! Candela della lieta novella. Quindi, la risposta di Maria... Qual è la lieta novella? Sapete che significa lieta novella? Che cos'è una novella? Oh, attenzione, novella non è novella 2000, Novella 2000 caput, Ok? Che significa novella? Che significa novella? Noi abbiamo la nostra amica Maria Novella che... No, non è novella lei, Che significa novella? Ehi. Che significa novella? Notizia! Lui ha detto, piccolo piccolo, novità. Voi dite notizia, bene. E qual è la buona notizia? Oh, oggi... Oh, la nascita di Gesù. Siete d'accordo? E che significa la nascita di Gesù? Perché è una bella notizia la nascita di Gesù? Dai, oggi facciamo un po' più... Facciamo il gioco del perché. Perché? Perché viene a salvarci. Poi? Allora,
Facciamo così, così ci arriviamo. E chi è Gesù? Chi è Gesù? L'ho detto pure ai grandi, nel primo incontro che abbiamo fatto con i grandi, il tema per i grandi di quest'anno, così lo sapete tutti, pure i grandi che stanno qui, e questo va bene per tutti, chi è Gesù per te? Questa è una grande domanda. Chi è Gesù? Anzitutto, il figlio di Dio, fatemi capire. Quindi Gesù, attenzione, Gesù è Dio veramente oppure no? Ho sentito un no, mi ha preso una cosa storta qui, io già mi fa male la schiena, no? Se mi dite un no, Gesù è Dio o no? Avete sentito, mo voi siete piccolini, no? Il credo che diciamo a messa è un po' complicato, no? Diciamo Dio da, i grandi lo dovrebbero sapere la professione di fede, se no qui, ecco, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Right? Right? Siamo d'accordo? E quindi, ma voi vi rendete conto che è successo a Natale? Qual è questa grande notizia? Ma sapete qual è questa grande notizia? Che Dio ci vuole talmente bene, ma voi ve lo immaginate? Chi è di voi che si immagina come è fatto Dio? Vediamo un po', alzi la mano. Qualcuno se lo immagina? Quanto è potente, quanto è grande. Ma secondo voi, no? Vediamo un po'. Secondo voi Dio in se stesso può soffrire? Noi possiamo fargli del male a Dio? Possiamo ucciderlo a Dio? No. Possiamo fargli del male? No. Può qualcuno dire a Dio, senti un po', tu fai quello che ti dico io ti do gli ordini e tu obbedisci. Si può fare così con Dio? No. Comanda lui o comandiamo noi? Comanda lui, siamo sicuri? Ok, eccetera, eccetera. Ma sentite un po', dopo che Dio si è fatto uomo, no, che è diventato Gesù, ma Gesù secondo voi ha sofferto oppure no? Sì. Quanto ha sofferto Gesù? Poco? Ma quanto ha sofferto? Un pochetto? Tantissimo. Chi è che ha detto tantissimo? Alzi la mano. Oh, allora non devi essere triste, capito? Già questo, non devi essere tanto triste. Ha sofferto tantissimo. Ma secondo voi Gesù è morto poi? Morto veramente? Ah no? Mica saremo qua tutti quanti eretici, sapete? I docetisti, una brutta eresia delle prime delle origini, dicevano che Gesù non era veramente morto. È morto o non è morto Gesù? Fu crocifisso, morì e fu sepolto. Gesù è andato pure al cimitero. Se andate in Terra Santa, a Gerusalemme, c'è la tomba di Gesù, capito? Adesso è vuota, ma per 3 giorni è stata piena, perché Gesù là dentro c'è stato mica per scherzo, Non è che mi faccio una dormita e faccio finta che sono morto. No, no, Gesù è morto veramente. Ma voi vi immaginate? Sapete quando io studiavo teologia, no? Sono andato dal professore e gli ho detto, dico, scusi un attimo professore, vi faccio una confessione, perché anche io rimanevo, dico, ma quindi è corretto dire che Dio è morto? Secondo voi è corretto o non è corretto? Questa è una domanda difficilotta, E chi è Gesù? Chi è Gesù? Se Gesù è morto, Dio è morto oppure no? È certo che è morto, certamente non nella sua natura divina, ma da quando è diventato uno di noi è diventato mortale, quindi è morto veramente. Ma allora, perché oggi è la grande notizia e perché qualcuno ha scritto amore? Allora, facciamo una domanda. La cavia oggi sei tu, ci sei capitata. Senti un po', ma secondo te, ascoltami bene, distanziati che sennò qui ci arrestano. Senti un po', ma secondo te, tu sei importante oppure no? Tu sei una persona importante oppure, se ci stai o non ci stai, vabbè, mondo va avanti lo stesso. Che pensi tu? Di la verità. Sei importante un pochetto, per niente, tanto, tantissimo, ma che più importante non si può. Dimmi un po'. Che pensi tu? Tu pensi che sei... tu hai detto che sei triste. Ma se noi siamo importanti, come facciamo a essere tristi? Siamo importanti o non siamo importanti? Ma anche una persona cattiva è importante? Una persona cattiva che fa tanto male? Non è importante?
Voi pensate che Gesù non è diventato uomo anche per quella persona cattiva? No? Gesù non è, attenzione, non è che benedice le persone cattive, attenti, o che gli dice hai fatto bene, no? Ma sapete, molte volte una persona è cattiva, lo sapete perché? Voi siete ancora piccolini, però dentro il cuore già cominciano a starci queste cose. Sapete come si fa a diventare cattivi? Qualche giorno fa ho fatto un discorso. Qualcuno dei grandi forse ha visto, scusate, ha visto Joker, qualcuno dei più grandi, il film con... Voi non dovete vedere queste cose, che siete piccoli siete. Ma non dovete vedere Joker voi. Allora, Joker non è un film per bambini, perché Joker è un film molto violento. Però, attenzione, perché Joker trasmette nella sua drammaticità, statemi a sentire per favore, questo è importante, il film non è adatto ai bambini, è violento, però sapete che cosa trasmette? Come fa uno a diventare così cattivo come Joker? Uno che prende la pistola e comincia a sparare in faccia alle persone, tira le coltellate, sgozza la gente. Come è diventato così cattivo Joker? Dimmi un po'. Tu? Dal male. Ma come mai è diventato così cattivo? Chi ha visto il film dovrebbe capirlo. Lo sai tu? Dimmi. Stava impazzendo. Ma perché stava impazzendo? Perché nella vita non gli aveva voluto bene nessuno. Avete visto a un certo punto quando si accorge quello che aveva fatto la madre, addirittura, insomma, no? Quindi delle cose orribili. Da piccolo, sempre maltrattato, sempre trattato male, nessuno che gli ha mai fatto una carezza, nessuno che gli ha mai detto è importante, questo ha accumulato una rabbia, poi quando si accorge che pure la madre non lo voleva più, è impazzito, si è scatenato. Che cosa vi sto dicendo con questo? Attenzione anche ai genitori, si diventa cattivi, tanto cattivi, quando non ci sentiamo amati. E Gesù a Natale è venuto a dirci, e chiudo, tu sei così importante per me, chiunque tu sia, che io da immortale che ero sono diventato mortale, da incapace di soffrire sono diventato capace di soffrire, da Dio mi sono fatto un piccolo bambino, ti vengo vicino. Se nessuno ti vuole bene, ricordati che io te ne voglio fino a dare l'ultima goccia di sangue per te, perché per una persona che è cattiva, ricordate, Gesù ha versato fino all'ultima goccia di sangue, e quella persona che è cattiva fino a quando stiamo sulla terra, se va davanti a Gesù e gli dice: Gesù, solo tu mi hai voluto bene in tutte quante le persone, ti ringrazio, mi dispiace di quello che ho fatto, perdonami, secondo voi Gesù lo abbraccia e lo perdona oppure no? Sì o no? Sì. Quindi anche una persona tanto cattiva è importante. Noi siamo importanti, questa è la festa di Natale, capito? Ogni persona che ci abbiamo davanti vale tanto quanto vale fino all'ultima goccia del sangue di Cristo, che tra poco alzo nel calice. Ecco la buona notizia, la domenica dell'amore, e la Madonna ci ha creduto. Voi pensate alla Madonna, sapete Gesù che cosa gli ha detto? Dice: guarda, a parte che tu sei la piena di grazia, perché siccome la Madonna c'aveva il cuore aperto, Gesù gli ha dato tutto alla Madonna, tutto quello possibile e immaginabile. Gli ha detto: ma guarda, ti faccio un regalo che non l'ho mai fatto a nessuno. Che regalo ha fatto Gesù alla Madonna? Dice: guarda, io divento uomo, ma divento uomo passando per il tuo grembo. Tu sarai la mia mamma, tu sarai chiamata, glielo diciamo tutti i giorni a Maria, no? Come la chiamiamo? Santa Maria? Madre di Dio. Ma vi rendete conto che significa che una donna viene chiamata Madre di Dio? Capito? Madre di Dio. Insomma, è una cosa grossa. E la Madonna? Ecco, dovevo fare sto regalo a cose grandi. Ecco la serva del Signore, me lo prendo. Che vuoi dire tu? Didì, hai alzato il didino? La Madre di Dio. Quindi,
Ecco il regalo, capite? Ecco perché noi cristiani a Natale non ci facciamo tanti regali, non troppi, ma cerchiamo di volgere l'attenzione sul regalo con la R maiuscola che il Signore ci ha donato dal cielo. Ecco perché questa è la Domenica dell'Iada Novella, è l'ultima, e vi auguro a tutti di accogliere anzitutto questo regalo, di farlo presente nella vostra vita, di aprirgli il cuore, perché Gesù ha tanto da darci. Non lo dà soltanto a chi non lo vuole, come successe a Betlemme, che tanti gli hanno chiuso la porta in faccia, ma a chi gli spalanca il cuore. Gesù dà tanto, molto di più di quanto noi possiamo sperare, sognarci e immaginare. Allora un santo Natale a tutti, e siano lodati Gesù e Maria.